Abbiamo lavorato insieme per più di 20 anni. Io leggevo una ricetta e lei faceva meraviglie ai fornelli. Cucinare è un po' un atto d'amore, d'accordo con Mais questo? Ma déjà, les aliments sont des actes d'amour de la terre. Gli alimenti sono già degli atti d'amore della terra. Le verdure che ci sono donate, gli alberi che fioriscono sui prati e danno frutti, gli animali che danno la loro vita. È tutto un dono della terra e quindi sta a noi saperlo accogliere in partenza con un grande spirito di riconoscenza e gratitudine. E poi tutte le madri del mondo che preparano il cibo, ma anche i padri, perché ci sono anche padri che cucinano. In famiglia è un modo di condividere davvero qualcosa, è una vera comunione. C'è un vrai partage, en fait. C'è un vrai communion, en fait. E poi c'è la parola moglie. Ci sta lavorando. C'è un po' un dilemma al centro di questo film, no? Cuoca o moglie, compagna, perché in fondo lei non vuole, no? Le va un po' di parlare di questo, eppur qua il narifa. Je crois que... Benoit, quando ha girato la scena, diceva donna e il regista si è girato verso di lui e ha detto no, non si può dire donna, nella sceneggiatura c'è scritto cuoca. E ho trovato questo dialogo tra loro interessante, perché è vero che l'identità femminile a volte nelle società del passato si definisce in rapporto all'uomo e non alla donna, a se stessa. È una questione importante, perché si viene al mondo per donare qualcosa di speciale all'umanità, alla società in cui si vive, alla propria famiglia. Alla società in cui non vive, o a sua famiglia. J'ai choisi d'être actrice, j'ai choisi d'exprimer. Io ho scelto di diventare attrice, di lavorare ed esprimermi in questo mestiere. Ciò non mi impedisce di essere madre, donna, figlia o d'essere una cugina, una zia, ma ciò che si sceglie nella propria vita ci appartiene, diventa la nostra partecipazione al mondo. È una riflessione interessante. Donc, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est une réflexion intéressante. Ve lo dico ancora una volta, Eugénie. Sposiamoci. Quante volte ancora volete farmi questa proposta? Una volta sposati, dubito che potrei ancora chiudere la mia porta. Passiamo molto più tempo insieme che tanti sposi. Studiamo testi, ricette, le prepariamo, le mangiamo. E mi fate ridere con le vostre battute. Allora... Non siamo già felici così. C'est ce que je trouve d'ailleurs le plus touchant parce qu'elle veut pas se marier, mais elle ciò che trovo emozionante è che lei non vuole sposarsi, ma desidera comunque farlo perché sa che ciò che l'aspetta è che lei se ne andrà. Lei si prepara alla sua partenza ed è lì che il film è pieno di diversi significati. Esistono tante battute sul matrimonio. Forse questa vi piacerà. Il matrimonio è una cena che comincia dal dessert. Che orrore. Est-ce que vous êtes d'accord? C'è una frase nel film che dice il matrimonio è come un pasto che comincia con il dessert. Che ne pensa lei? È d'accordo? Suppongo di sì, perché io non ho una relazione che è durata nel tempo. Comunque non c'è niente che voi mangiate che non mangi anch'io. Il rombo, ad esempio. L'ho assaporato prima di voi quando è arrivato qui questa mattina. L'ho annusato, rigirato, accarezzato per tutto il tempo in cui era stato in questa cucina. Conosco a memoria il suo colore, la sua consistenza, addirittura il suo sapore, pur senza averlo assaggiato. Forse già girare e trovarsi al centro di queste scene dove c'è quasi una coreografia della cucina e del cibo può essere un'esperienza per un attore. Oui, j'ai appris des recettes, j'ai appris des gestes que j'ai oublié. Sì, ho imparato delle ricette, dei gesti che avevo dimenticato. Diciamo che ci sono entrata dentro. Ma per me il film rappresenta una riconciliazione con Benoit, perché abbiamo vissuto insieme e trovo che ciò che c'è di eccezionale nel film è che grazie al film, grazie alla sceneggiatura, si è riusciti ad esprimere dei sentimenti al di là di noi stessi. E questa è una delle grazie, dei doni di questo film. Et ça, je crois que c'est une des grâces du film. La felicità è continuare a desiderare ciò che si possiede già.